Una piacevole sorpresa, Ezio. Avremo da raccontarcela se domani a quest'ora non sarò morto. C'è questa possibilità? Abbiamo saputo che i bizantini intendono penetrare nel palazzo Topkapi, ora che il principe Solimano è tornato dal suo pellegrinaggio. Se colpiranno, lo faranno stasera, alla mostra culturale organizzata dal principe. Qual è il nostro piano? Fratello, questa non è la tua lotta. Non c'è bisogno che ti mischi negli affari degli ottomani. I bizantini hanno trovato una chiave sotto il palazzo e vorrei saperne di più. Ezio, a noi interessa proteggere il nostro principe, non interrogarlo. Fidati, Yusuf. Dimmi solo dove andare. All'ingresso del Topkapi. L'idea è quella di travestirci da musici ed entrare a palazzo. Troverò un travestimento e vi raggiungerò lì. Chiunque trovi questo. Menestrelli dall'Italia. Credo proprio che mi divertirò. Messere, le vostre ferite. Dobbiamo pregare che sui malvagi possa trionfare. Che la sua. Messere, le vostre giustizia, giustizia.
Ho un'aria ridicola. Mi sento ridicolo. La mia lama è troppo appariscente vestito così. Tu sei armato? Nessun problema. Tu indica i bersagli e noi li faremo fuori. Sai suonare quell'affare? Ho imparato qualche accordo quando ero giovane. Quando mai sei stato giovane? La corte è chiusa al pubblico. Voltatevi e iniziate a camminare. Perdonate, buon signore. Facciamo parte dello spettacolo di stasera. Qualunque vecchio pazzo può andare in giro con uno strumento. Fila via. Canterò il lode ai bambini, sussurrerò il lode alle dame. Sembra un gatto strangolato. Declamerò il lode ai cavalieri, si fa davvero tutto per fame. Che roba è? Al giovane Cesare senti dire che non poteva essere ucciso da nessuno, così lo lanciai in aria, finendo purtroppo per deludere qualcuno. Ma che cosa fai? Perché perdo tempo a cantare? Mi va bene. Chiedo io sincero. Entra e ammorba gli ospiti con quel rumore. Ma voi che state ad ascoltare? Davvero il vostro gusto è zero. Ora, prima di essere così maleducatamente interrotto dall'inizio della nostra battuta, mi pare che stiamo discutendo dei piccoli debiti di gioco, vero? Questa favida che abbiamo rapinato. A volte è necessario insegnare. Costantini, e ti prego, fa sì che Bisanzio resista. Costantino si rivolterebbe nella tomba se Istanbul non fosse ancora bella alla vista. Oh sì, questo sì che è un movimento che mi piace. La 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 la. Bella. Vi prego, accettate le mie scuse, Fendi. Nessuno che capisca la mia condizione. La vita di un musico è dura. Cantare per uomini impazienti è una malattia senza cura. Niente, ma a proposito, come sta? In questa corte non c'è nessuno. Ma non vedo il principe Sulimano. Seguimi. Questa sì che è una festa. Sulimano, nipote del sultano e governatore di Kefe. E ha solo 17 anni. Ci siamo già conosciuti. Mi ha detto di essere uno studente. E quello chi è? Suo zio, il principe Ahmed. Il figlio prediletto del sultano. È destinato a prendere il suo posto alla guida del sultanato. Alla vita! Alla salute! Vieni, abbiamo altri bizantini da trovare. Grazie di essere qui. Le cose che faccio per salvare il mondo. Ogni tanto mi sorprendono da solo. Come imparare a suonare il liuto o con le rime a prendere il volo. Dovremo parlare presto. Cesare, oh Cesare, uomo di grande bravazione. Si riteneva un essere immortale, ma dopo una caduta mutò di convinzione.
il torvo doge di Venezia, uomo malvagio e assai poco cristiano, si incollerì non poco quando mandai a monte il suo piano. Sì, sono anche un ottimo bersaglio per qualsiasi tipo di scherno. Mentre vagavo per Forlì, ebbi questo incontro caloroso. Lei disse che erano solo affari, ma di questi affari sono goloso. Assassino! Assassino! Sgombrate la corte! Principe Solimano, riparatevi! Inseguiteli! Ezio! È un sollievo rivedervi, mio caro menestrello. L'ho detto bene? Abbastanza. Ho saputo che siete anche governatore. C'è qualcosa che non fate? Non parlo agli estranei. Mi chiamo Solimano. Ezio Auditore. Principe, siete ferito? Chi è il tuo capitano, soldato? Tariq Barleti è via per motivi di servizio. Rimuovete il cadavere e congedate gli ospiti. Poi convocate Tariq al divano. Sì, mio principe. Tariq Barleti è il capitano del corpo dei Giannizzari, la guardia scelta del sultano. Proteggono il sultano, ma non la sua famiglia. Non molto bene, pare. Ezio, avete del tempo libero? Vorrei la vostra opinione su qualcosa. Certo, appena mi sarò tolto questi stracci. Bene, venite da me appena pronto.